Primo colpo ufficiale per il Teramo che da ieri ha a disposizione Luigi Giorgi. Il 31enne centrocampista ex Ascoli e Spezia ha superato le visite mediche ed è un nuovo giocatore a disposizione di Maurizi. Contratto di 6 mesi e poi a luglio si vedrà, considerando anche il rendimento del mediano da qui alla fine del campionato. Con la ripresa degli allenamenti il tecnico sperava di avere a disposizione già qualcuno lì davanti di nuovo, ma con ogni probabilità dovrà aspettare ancora poco tempo, perché grazie alla sinergia con il Pescara pare essersi sbloccata la vicenda legata a Rocco Costantino. La punta del Sud Tirol inseguita a lungo dovrebbe infatti firmare presto il contratto di 2 anni e mezzo con il Delfino per poi essere girato in prestito al club biancorosso. Decisivo dunque è stato l'ausilio che il presidente del Pescara Daniele Sebastiati ha dato all'omologo Luciano Campidelli per uscire da un impasse che stava per far sfumare una trattativa che il diavolo portava avanti da settimane. La Triestina ha provato l'inserimento in corso d'opera e per qualche ora è anche riuscita a far vacillare il giocatore, che lunedì sera sembrava indirizzato verso gli alabardati. La mattinata di ieri invece sembra essere stata decisiva, con l'accordo che sarebbe ad un passo, anche se a questo punto, prima che il giocatore apponga materialmente la firma sul contratto, nessuno scenario può ragionevolmente essere scartato del tutto. Nella giornata di oggi infatti il giocatore e il suo procuratore dovrebbero raggiungere il capoluogo adriatico per siglare l'accordo, per poi spostarsi di una 60 chilometri a Teramo per l'appunto, dove ad aspettare Costantino c'è una squadra che davanti in uscita ha già fatto 2 operazioni, il tutto in un valzer di attaccanti che, se il Teramo non fosse riuscito a centrare Costantino, avrebbe visto il diavolo rimanere con ogni probabilità a bocca asciutta. Tanti infatti sono i nomi che stanno cambiando casacca in un domino che al 31 gennaio potrebbe vedere molte squadre rinnovate. Guidone dal Padova infatti è diretto verso Alessandria, Cori dal Monza raggiunge mister Marcolini all'Albino Leffe, lo stesso tecnico che lo ha allenato a Sant'Arcangelo. Jefferson dal Monza approda alla Giana, Moculo e Scappini vanno in direzione di Pordenone, mentre proprio da Pordenone in uscita c'è Magnaghi verso Gubbio, che ha perso Marchi, trasferito proprio in Brianza. E per l'appunto poi c'è Costantino a Teramo. Per il Sud Tirol, infine, in piedi resta la pista che porta Leonardo Perez del Cosenza. A questo valzer mancano le 2 uscite biancorosse, con Piccioni che è ufficialmente passato a Rimini, mentre oggi Bacio Terracino si unirà al Potenza per il primo giorno di fatica dopo la pausa, prima della trasferta di Monopoli del 20 gennaio. Per quella del Teramo a San Benedetto ci sarà da attendere un giorno in meno. Il 19 sera, infatti, a Riviera delle Palme comincia il 2019 dei biancorossi, con ogni probabilità con un nuovo attaccante. Se non due, perché nelle intenzioni del diavolo a Costantino andrebbe affiancato anche un altro elemento proveniente dal mercato. Ma per Bianchimano la salita sembra davvero troppo irta. Occhio allora all'asse ritrovato col Pescara. Da lì potrebbero arrivare, chissà, altre sorprese.